È una delle prossime avversarie dell'Inter in Champions ed è la prima squadra moldava a qualificarsi per la fase a gironi della Champions League. Eppure viene da una zona della Moldavia che non si sente moldava. È una storia pazzesca. Tra KGB, guerre civili e statue di Lenin. Quella che vi stiamo per raccontare è la storia dello Sheriff Tiraspol. Il calcio moldavo non ha mai avuto molto da dire a livello internazionale. Ai tempi dell'Unione Sovietica, solo una squadra, il Nistru Chișinău, che ora si chiama Zimbru, prese parte alla massima divisione, giocandoci per 7 stagioni e perdendo più di metà delle partite disputate. E dopo la caduta dell'Unione Sovietica, beh, sono pochissimi i nomi dei calciatori moldavi che la gente riconosce. In Serie A ci sono stati Vitalie Adamașcan, giovane del Torino con una sola presenza in prima squadra, e Artur Ioniță, che ha vestito le maglie di Hellas Verona, Cagliari e Benevento. Anzi, forse il giocatore più famoso della Moldavia è un giocatore che non è mai esistito, il Masal Bugduv, che vi avevamo raccontato in un altro video. E diciamocelo, il campionato del paese è veramente poca roba. Una lega molto povera dove i tassi di corruzione sono altissimi. Stiamo parlando di un giro d'affari stimato intorno ai 700.000 dollari e che negli ultimi 20 anni è stata dominata praticamente da una sola squadra, lo Sheriff Tiraspol, appunto. Dalla stagione 2000-2001 lo Sheriff ha vinto 19 dei 21 titoli a disposizione, infilando anche un filotto di 10 campionati consecutivi. Le uniche due squadre che sono state in grado di interrompere il suo dominio sono state il Dacia Chișinău e soprattutto il Milsami Orhei, che ha vinto il titolo mentre il suo proprietario era agli arresti domiciliari, con l'accusa di aver causato un buco finanziario di quasi 1 milione di euro in 3 banche del paese, in quella che è stata definita Jafuf Secolului, la rapina del secolo. Un caso che ha coinvolto alcuni pezzi grossi della politica moldava, compreso un ex primo ministro e un ex presidente della Repubblica, accusati di aver coperto le sue attività. Lo Sheriff non è solo la squadra di maggior successo del paese, ma anche la più ricca, anche grazie ai premi ricevuti dalla UEFA per la sua regolare partecipazione alle competizioni europee. Già solo qualificandosi per la fase a gironi di Champions, lo Sheriff ha guadagnato una cifra che si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Secondo quanto riporta il New York Times, i giocatori dello Sheriff hanno salari che raggiungono i 15.000 dollari al mese, in un campionato in cui la media degli stipendi dei giocatori delle altre squadre è di poche centinaia di dollari. E un'ulteriore dimostrazione di questa ricchezza è lo Sheriff Stadium, ovvero l'impianto sportivo di proprietà della squadra nella periferia di Tiraspol. Uno stadio da 14.000 spettatori, costato 170 milioni di euro, inaugurato nel luglio 2002 e ristrutturato 9 anni più tardi. Su un'area di 40 ettari con 5 campi d'allenamento e un campo indoor, più un'accademia calcio per i bambini, un residence per i giocatori della prima squadra e un hotel a 5 stelle. Si tratta dell'impianto più moderno del paese e non è un caso se la nazionale moldava ha giocato alcune delle sue partite nello stadio di Tiraspol. E la squadra ha grande influenza e grande potere sulla Federcalcio moldava, che secondo quanto riporta sempre il New York Times, ha posticipato diverse partite del campionato per dare allo Sheriff il tempo di preparare i preliminari di Champions e ha rilassato le regole sul numero di giocatori stranieri che una squadra può tesserare. C'è un problema però, perché se la Moldavia considera Tiraspol come parte del suo paese, Tiraspol è la capitale di una striscia di terra che si considera indipendente dalla Moldavia. Benvenuti in Transnistria. Ok, immagino siate un po' confusi ed è normalissimo. Ricordatevi solo che questa zona del mondo ha fatto parte dell'Unione Sovietica e che il collasso dell'URSS nel 1991 ha avuto conseguenze caotiche che si sentono tuttora. Pensate al fatto che nelle competizioni UEFA non è previsto che le squadre di Armenia e Azerbaigian possano giocare tra di loro, visto che dal 1992 i due paesi sono in guerra. Una situazione che tra l'altro ha portato l'armeno Henrik Mkhitaryan, quando giocava all'Arsenal, a rifiutarsi di giocare la finale di Europa League contro il Chelsea, visto che la sede designata per la partita era la capitale dell'Azerbaigian, Baku. Oppure pensiamo ai casi di squadre come il Karabakh Agdam, lo Shakhtar Donetsk o lo Zarya Luhansk. Tutte squadre che le italiane hanno incrociato o incroceranno nei loro tragitti europei e che non possono più giocare nella propria città. Per il Karabakh stiamo sempre parlando delle conseguenze del conflitto tra Armenia e Azerbaigian per il Nagorno-Karabakh, una striscia di terra che ha dichiarato la propria indipendenza dall'Azerbaigian e che è stata sostenuta militarmente dall'Armenia. Un conflitto in cui la città di Agdam è stata occupata e rasa al suolo dalle truppe armene, proprio nell'estate in cui la squadra di casa vinceva il suo primo titolo nazionale.
Ora la squadra gioca nella capitale, Baku, ed oltre a essere un simbolo per la popolazione azera sfollata dal Nagorno-Karabakh, è anche un potente strumento di propaganda per il governo dell'Azerbaigian. Shakhtar Donetsk e Zarya Luhansk si sono trovate invece esiliate dalle proprie città dopo lo scoppio della guerra civile in Ucraina nel 2014, che ha portato all'autoproclamazione dell'indipendenza delle repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk. Una situazione per alcuni versi simile a quella avvenuta in Moldavia nel 1990. Il collasso dell'Unione Sovietica era ormai chiaro e la popolazione di etnia russa della Moldavia era preoccupata che il governo potesse decidere di dichiarare l'indipendenza e farsi annettere dalla Romania, con cui il paese condivide la lingua e buona parte della propria storia. Per questo motivo, la zona sulla sponda orientale del fiume Nistro dichiara la propria indipendenza. La Transnistria, anche nota come Pridnestrovia, è una zona a maggioranza etnica ucraina o russa. Peraltro sede di un ex arsenale dell'Armata Rossa, è interessata da una forte presenza di militari e agenti delle forze di sicurezza, il KGB. E così, dopo una guerra civile durata un anno e mezzo, la Transnistria ottiene la propria indipendenza de facto. Cosa vuol dire? Vuol dire che nonostante nessuna nazione riconosca la sua indipendenza, il piccolo staterello funziona a tutti gli effetti come uno stato indipendente. Ha la propria moneta, che non ha alcun valore al di fuori dei confini transnistriani. Ha le proprie targhe e i propri passaporti, che però non possono circolare in nessuna nazione straniera. Ha le proprie dogane, che però la Moldavia considera come dei posti di frontiera interni. Ha persino un'ambasciata, degli unici due paesi che riconoscono la sua indipendenza. Si tratta dell'Ossetia del Sud e dell'Abkhazia, altre due repubbliche post-sovietiche autoproclamate e che non sono riconosciute dalla comunità internazionale. E soprattutto la Transnistria ha il proprio governo, sostenuto economicamente e politicamente da Mosca. Io ho visitato la Transnistria 9 anni fa ed è stata un'esperienza surreale. Un viaggio nel tempo in uno stato la cui bandiera porta ancora in bella vista la falce e il martello e in cui sono presenti, nelle piazze principali, statue dedicate a Vladimir Lenin. Residuati di un passato ormai lontano come l'affluente chioma che potevo vantare nel febbraio 2012. Eppure, nonostante la presenza di falce e martello praticamente ovunque, c'è un altro simbolo che a Tiraspol è ancora più onnipresente. Ed è una stella da sceriffo. Si trova sui distributori di benzina, sui supermercati, è il simbolo di una compagnia telefonica e di un canale televisivo, di una casa editrice, di un'agenzia pubblicitaria, di un'azienda edile e di una distilleria di alcolici, oltre che ovviamente della squadra di calcio che affronterà l'Inter. Il gruppo Sheriff è l'azienda più grande del paese e controlla veramente qualsiasi attività, squadra di calcio compresa. A inizio anni 90 ha goduto del sostegno del primo presidente della Transnistria, Igor Smirnov, e grazie alla particolare situazione politica del paese ha potuto creare un vero e proprio monopolio. Questo è quello che dice il giornalista sportivo Slava Malamud, cresciuto proprio in Transnistria. L'intero paese fu creato come un progetto del KGB per evitare che la Moldavia sfuggisse dalla sfera d'influenza della Russia. Il primo presidente era un siberiano con un passato estremamente torbido e la cui storia non è conosciuta pienamente da nessuno. Come fa un paese come questo a sopravvivere? Assistenza russa e traffico di droga e armi. L'intero business ha in mano un paio di famiglie molto potenti che gestiscono il paese come una grande organizzazione mafiosa e una delle compagnie che gestiscono è Sheriff. Ed è da qui che viene la squadra, fondata dai proprietari dell'azienda, entrambi ex agenti del KGB. E anche il New York Times ne parla in termini simili. Le radici di Sheriff affondano nella storia di contrabbando della regione. Lo status particolare della Transnistria, i suoi confini e la sua storia opaca l'hanno resa un porto sicuro per qualsiasi tipo di attività illecita, dal traffico di armi e droga alla contraffazione di sigarette. Ovviamente il modo in cui io vi sto raccontando questa storia è molto molto semplificato. Si tratta di una regione con una storia complicata e vi consiglio di approfondire per conto vostro e di non accontentarvi di un video che principalmente dovrebbe parlare di calcio. Ma ecco, crediamo che queste parole siano indicative dei sospetti che aleggiano intorno alla squadra di calcio dello Sheriff Tiraspol e allo strano stato non riconosciuto a cui fa capo. Nel suo esordio assoluto nella fase a gironi di Champions, lo Sheriff ha vinto 2-0 contro lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi, con una squadra di mestieranti che erano ai margini dei campionati del resto d'Europa. Il loro primo gol in Champions l'ha segnato Adama Traoré. No, non quella Adama Traoré, ma un attaccante maliano che in 3 stagioni al Metz ha messo insieme più prestiti che presenze, prima di essere ceduto alla squadra moldava. Lo Sheriff in passato ha avuto persino un allenatore italiano, Roberto Bordin, che ora, dopo un paio di anni in Azerbaigian, è tornato in Moldavia a guidare la squadra nazionale. Per gli interisti che volessero affrontare la trasferta del 3 novembre, però, procurarsi un biglietto potrebbe rivelarsi un'impresa molto complicata.
almeno secondo quanto ha riportato il giornalista romeno Emanuel Roșu sulle difficoltà nel reperire un biglietto per la gara contro lo Shakhtar, perché i biglietti sono stati messi in vendita o su un sito non funzionante o attraverso una banca che non è riconosciuta nemmeno dal sistema bancario del paese di cui fa parte, la Moldavia. Ed entrambi come valuta accettano solo il rublo transnistriano, che ricordiamo non è riconosciuto da nessun'altra nazione, oppure le carte di credito delle banche transnistriane, che però sono fuori dai circuiti internazionali come Visa e Mastercard. Insomma, se lo Sheriff Tiraspol mi sembrava nulla più che una squadra cuscinetto, la sfida meno interessante del girone dell'Inter potete ricredervi. Magari sul campo da gioco non si rivelerà particolarmente memorabile, ma diteci la verità, è o non è la squadra più interessante del girone D?